Sì, di votarla per punti, perché il secondo punto mi vedo completamente d'accordo, che è giusto che venga valutato tutti i dipendenti anche in diversi punti, in diverse farmacie comunali, per valutare appunto se i ritorni per la farmacia dipendano oggettivamente dal punto dove si trova la farmacia, magari ha delle difficoltà oggettive, o dalle persone invece ce la vuole andare che possa andare su. L'altro aspetto ovviamente è quella che ci sia una normativa, come spiegava la consigliera Cappelli, consigliera Appelli, che ovviamente, tutto è stato fatto nella trasparenza, in maniera lecita, come ricordava l'assessore, per cui non si sta in qualche modo parlando che ci sia stato reso abusi di qualche tipo. Oggi la valutazione è che io mi ritrovo tutta una serie di dipendenti che prendano, se ho capito bene, un premio di 5.000 euro perché era stato contrattato al fine di essere parificati a un altro tipo di contratto, le persone vengono assunte da il giorno dopo un po' e si ritrovano questi 5.000 euro lì. Sì, questo è il quadro. Come? Si ritrova un contratto che non prevede questo tipo di contratto. Sì. Sì, quindi si sta dicendo la solita cosa, vengo a capire bene, io vengo assunto oggi, ho contratto a un farmacista, mi manca questo tipo di bonus. Da una parte, sì, parlo a livello economico, mi manca questo tipo di bonus, per cui c'è qualcuno che dirà, io posso... Agnoli, ho capito, non so più come dirlo, ho capito, se mi fa finire il discorso poi vedi che tante cose molto probabilmente si pensa sì. Quindi io vengo assunto oggi, lavoro insieme a Bagnoli, perché per me non è previsto, perché è capitato in un momento storico particolare, percepisce alla fine dell'anno 5.000 euro più di me. Questo è lo stato attuale delle cose, quindi alcune persone rivendono un diritto anche condivisibile, come diceva Sandro, è quello, io mi ritrovo a fare il solito lavoro di Bagnoli, le solite competenze, le solite mansioni, le solite professionalità, percepisco 5.000 euro meno. Condivisibile. L'altro è un aspetto tecnico che quello dice, al momento in te hai partecipato a un certo tipo di passaggio, per andare a sopperire una disparità che c'era, è stato riconosciuto un bonus ma che prevedeva la tua situazione, che veniva vissuta in quel momento storico, che veniva vissuta in quel determinato periodo. Per cui oggi la soluzione che possiamo andare a trovare è quella, o piano piano le persone percepiscono questi 5.000 euro in più, andranno in pensione, teneranno il contratto. Un discorso sindacale, è quello non politico. Ho capito. Tu, guarda, mi sembrava, io sentirevo dare alto e che per me che conoscevo meno la situazione, il tuo intervento mi sembra me l'abbia chiarita abbastanza. L'altro aspetto è un aspetto politico, per cui se da una parte io condivido che l'aspetto sindacale non debba essere mischiato ai politici, come diceva la Cappelli, dall'altra condivido i principi che diceva Sandro. Ora la domanda era, è possibile innanzitutto, perlomeno nella richiesta non si evinceva che il raggiungimento di questo obiettivo, di questo incredibile bonus per parificare le due posizioni fosse messo in più anni. E qui sembra addirittura la richiesta che ci sia e dall'oggi al domani date in qualche modo anche 5.000 euro in più alle persone che sono subentrate. L'altro aspetto invece è quello diviso a la parte del premio in qualche modo di produzione. Adesso sì, è difficile, è qualche perplessità la lascia, io mi riferisco in qualche modo a un ministro italiano, perché se è vero che condivido che stanno dei principi, è anche vero che quello è successo in un momento particolare, in un momento storico, è difficile oggi andare a riposizionare tutta una serie di aspetti. Allora, qualora questo fosse successo molto probabilmente in privato, sarebbe stato anche più difficoltoso. Qualora questo succede in pubblico è un aspetto in qualche modo che non dovrebbe portare in dubbio e dovrebbe tentare di sanare la situazione, questo lo vede un pochettino più condiviso.
così. Però io personalmente credo che sul primo punto sia difficile trovare un accordo e che il Consiglio Comunale, in questo caso la Giunta, abbia anche difficoltà ad andare a intervenire su quel punto. Sul secondo, effettivamente, se viene votato a punti, io ritengo che ci sia tutta la condivisione in caso che per far dimostrare ai dipendenti che ci lavorano che eventualmente quel punto ha delle difficoltà che sono oggettive e non legate ai dipendenti che ci prendono. La questione di anche di lavoro che succede in questo consiglio comunale, succede un po' in tutti i consessi elettivi, forse succede anche in Parlamento quando c'è la rappresentanza comunista e della sinistra, cioè c'è una sorta di tra virgolette gara tra la sinistra e il Partito Democratico su chi rappresenta meglio gli interessi del lavoro. Una sfida, una gara che molto spesso è successo prima, immagino succeda ovunque, Pasqua, un po' accesa, un po' di fuori, ci si scontra, battaglia, poi alla fine con riuscire la linea. Così, un po' di lavoro con la linea, così vediamo, non viene nemmeno in via. Quindi che vuol dire questo? Io non lo so certo perché ha ragione, io penso di avere ragione nell'affermare certe cose, però anche voi un minimo di problema, un minimo di dubbio, le vostre politiche sul lavoro, da qualche punto di vista dell'intero, ingegnere, quello che sembra è la rappresentanza di dei lavoratori sia a vantaggio esclusivo del Partito Democratico, anzi è dimostrato da studi e studi e studi che il voto operaio, il voto dei lavoratori in questi ultimi anni è andato a vantaggio della Lega. Quindi forse se sbagliamo noi, ma sicuramente sbagliamo voi su queste tematiche e su queste questioni. Quindi ritornando al discorso delle farmacie. A me non manca, io vabbè, non mi sono sentito offeso dall'intervento dell'Ambra, se non sarei uscito anch'io, mi sono sentito un fastidio, cioè è diverso. Se sentito offeso che se così è ha fatto meno uscire. Io mi sono sentito infastidito, mi sono sentito infastidito dai doni, mi sono sentito infastidito da alcune tra virgolette accuse che la consigliera ci ha lanciato. Di sicuro non mi ha offeso e né indispettito la parola strumentalizzata, se no la parola strumentalizzare che non offende, non mi indispettisce. Una mozione è chiaro che vuol dire strumentalizzare, che la uso come strumento per, sì, allora va bene, sono senso. Chi usa una mozione per portare all'attenzione un consiglio comunale, lo uso come strumento per riaffermare un principio che secondo me anche dell'amministrazione di centro-sinistra nel corso degli anni ne ha dato perduto. Quindi sì, strumentalizzo, e non la vedo una offesa. Ma indispettito l'accusa secondo quale così facendo, portando una mozione di questo tipo, noi ci si sostituisce alle contrattazioni sindacali. L'avete detto voi quando si è votato questa esternalizzazione della farmacia e nonostante venisse reato una società per azioni, comunque la farmacia rimaneva una società interamente pubblica. Quindi in una società interamente pubblica, se non si occupa un consiglio comunale, le tematiche di lavoro dei dipendenti delle farmacie, chi se ne deve occupare? Sono il sindacato. Quindi dato per scontato, e poi in realtà io penso che non sia effettivamente così, perché l'esternalizzazione quando la si dà una società per azione poi sì, la proprietà rimane pubblica, ma poi subentra altre dinamiche che ci fanno abbandonare un po' la parola e la definizione pubblica. Però dando per scontato che sia così, o se non se che c'è di male se un gruppo consigliare, un consiglio comunale, su un aspetto che riguarda un'azienda interamente proprietà dell'amministrazione e porta una mozione di questo tipo. Che è secondo me non ho capito. Vi sarei parlato da un consiglio comunale, se non anche in queste domande. Quindi riguardo a questo, ripeto quello che dicevo prima, è chiaro, questo è uno strumento per riaffermare un principio. Il principio credo che, io credo fermamente che questo principio l'ho detto prima, lo credo sul pubblico e lo credo sul privato. Due lavoratori che hanno la stessa mansione, secondo me devono avere lo stesso stipendio, ma non solo, devono avere gli stessi diritti. Perché lo stipendio solo lo stipendio anche troppo di più, perché ci vuole anche che ci sia gli stessi diritti. Quindi questa mozione è lo strumento per riaffermare questo principio, un principio che secondo me potesse partire questa amministrazione, come tante altre amministrazioni di sinistra, di centro-sinistra guidate con partito di maggioranza, partito democratico, ha un po' abbandonato, ma è l'effetto di quello che sta succedendo secondo me all'interno di questo partito sulle tematiche di lavoro. L'ho detto prima, uno dei più grandi
posti esperti per rimanere in lavoro e per venire a priorizzare sicuramente l'articolo 18 del secondo lavoratore. E mi sembra, io non credo che all'interno del vostro partito che sia tutti, lo abbia fatto tutti di